Ciao a tutti e benvenuti! In questo video vorrei parlare di un argomento che potrebbe interessare alcuni di voi, in particolare i più giovani, l'università in Italia. Sapete che non studio più in Italia da 2 anni, ma conosco il sistema e posso dirvi più o meno come funziona, d'accordo? Questa lezione può essere utile per chi vuole studiare in Italia o per chi viene in scambio con il programma Erasmus e vuole imparare un po' di lessico burocratico e studentesco per affrontare questa esperienza. Spero che la lezione non sia troppo noiosa. Siete pronti? Sì? Allora buona visione! Dunque, il sistema universitario è strutturato come nel resto d'Europa. Abbiamo il bachelor, che dura 3 anni, e il master, che dura 2 anni. In italiano, però, per definire il percorso di studi, usiamo 2 espressioni diverse. Il bachelor corrisponde alla laurea triennale. La laurea triennale. Triennale perché dura 3 anni. Mentre il master corrisponde alla laurea magistrale, la laurea magistrale. Quindi, se andate in Italia e volete parlare della vostra licence o della vostra maîtrise, per fare un confronto con il sistema francese, usate le parole laurea triennale o semplicemente triennale, la triennale, in modo informale, oppure laurea magistrale o la magistrale, semplicemente. Per esempio, io ho fatto la triennale in Italia, ma al momento frequento la magistrale in Austria. Ho fatto la triennale in Italia, cioè prima licence in Italie, ma al momento frequento la magistrale in Austria. Je termine ma maîtrise en Autriche, d'accord? Oltre al bachelor e al master, ci sono anche delle lauree a ciclo unico. Le lauree a ciclo unico, cioè dei percorsi di studi che durano 5 o 6 anni senza pause, come per esempio medicina o giurisprudenza. Giurisprudenza. Droit. Ogni università è divisa in facoltà o dipartimenti. E all'interno di ogni facoltà, di ogni dipartimento, ci sono una serie di corsi di laurea, che possono essere corsi di laurea triennale o corsi di laurea magistrale. D'accordo? Per esempio, io ho studiato all'Università di Trieste, alla Facoltà di Traduzione e Interpretazione, e ho frequentato un corso di laurea in Comunicazione Interlinguistica Applicata, che è un corso di laurea triennale. La mia amica Federica, invece, ha studiato all'Università di Padova, alla Facoltà di Psicologia e ha frequentato un corso di laurea triennale in Psicologia dello Sviluppo e un corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica. Faccio questi esempi solo per farvi capire un po' il lessico dell'università, d'accordo? Noi studenti parliamo molto di queste cose. Per frequentare l'università è necessario iscriversi o immatricolarsi. Iscriversi o immatricolarsi. Gli studenti del primo anno sono chiamati matricole proprio per questo motivo, perché si sono iscritti, si sono immatricolati all'università da poco tempo. Per iscriversi è necessario andare alla segreteria studenti dell'università. Se siete studenti in scambio, come gli Erasmus, in teoria non dovete andare nella segreteria studenti, ma nell'ufficio mobilità internazionale, che è un tipo particolare di segreteria. Ufficio mobilità internazionale. Studiare in Italia non è economico. Se volete studiare interamente in Italia, l'università può essere molto costosa. Le tasse universitarie sono definite in base al reddito, alla ricchezza della famiglia dello studente. Se la vostra famiglia è relativamente povera,
non pagate più di 500 o 600 euro all'anno, altrimenti correte il rischio di pagare fino a 2000 euro all'anno per frequentare un'università pubblica. Per fortuna è possibile ricevere delle borse di studio. Molto spesso, prima dell'iscrizione, è necessario fare un test, una prova di ammissione per il corso di laurea che volete frequentare. Perché? Perché i posti disponibili sono molto limitati e l'università può accettare solo un certo numero di studenti. Se siete stranieri e volete studiare in Italia, ci sono sempre dei posti riservati per voi ai test ammissione. Dopo l'iscrizione è il momento di cominciare a frequentare i singoli corsi, le singole lezioni. La frequenza non è quasi mai obbligatoria, ma è molto consigliata. Come in molti paesi europei, il calendario delle lezioni è diviso in due semestri. Il semestre invernale, da settembre-ottobre fino a febbraio, e il semestre estivo, da marzo a luglio. Per le lezioni è necessario comprare dei libri o delle dispense. Le dispense sono dei materiali come parti di libri, esercizi, schemi, eccetera, utili per frequentare il corso e prepararsi all'esame. Vi ricordo che la maggior parte delle lezioni sono frontali, cioè con il professore che parla tutto il tempo davanti agli studenti. Le uniche eccezioni sono solitamente i corsi di lingua o i laboratori. In Italia gli esami sono fatti sempre dopo i corsi, alla fine del semestre. Infatti, ogni semestre è diviso in una parte dedicata ai corsi e in una parte chiamata sessione d'esame. Sessione d'esame. La sessione d'esame dura circa 3 settimane per il semestre invernale e più di un mese per il semestre estivo. All'interno di ogni sessione d'esame sono inserite una serie di date per poter fare l'esame, che sono chiamate appelli. Quindi, quando uno studente italiano parla di appello di esame o appello d'esame, si riferisce alla data in cui può fare un esame. In ogni anno accademico, in ogni anno universitario, ci sono 5 o 6 appelli per ogni esame, quindi le possibilità sono numerose. Ecco un esempio di dialogo fra studenti. Allora, sei pronto per gli esami? Non ancora. Penso di fare l'esame di Matematica 1 e di Sistemi Geometrici il primo appello e di lasciare gli altri esami per gli ultimi appelli. Fai bene, la sessione di esami è lunga, c'è ancora tempo. Ogni studente deve fare tanti esami prima di finire l'università, ma quello più importante è sicuramente la tesi di laurea. La tesi di laurea, il mémoire, che viene scritta e presentata alla fine degli studi. Quando terminiamo l'università usiamo il verbo laurearsi, laurearsi. E il titolo di studio che otteniamo si chiama laurea, la laurea. Per esempio, se dico mi sono laureato in architettura, mi sono laureato in architettura o ho una laurea in architettura, significa que j'ai fait des études d'architecture et que j'ai pris ma licence ou ma maîtrise dans cette discipline. Per parlare di noi stessi possiamo anche dire sono laureato in architettura, medicina, eccetera. D'accordo? Cosa direste in francese? Lasciate un commento qui sotto, per me è importante. Non ho mai studiato in Francia e quindi non so cosa dite. Alla fine degli studi è importante festeggiare. E nel nord-est d'Italia abbiamo delle feste di laurea molto particolari. Prepariamo un costume imbarazzante per la persona festeggiata e le facciamo leggere un papiro di laurea, cioè un cartellone che contiene delle frasi in rima sulla vita della persona. Lo scopo del papiro e del costume è solo quello di ridere un po' insieme, non si tratta mai di cose offensive. Vi metto un link nell'info box dove potete vedere un video che mostra una festa di laurea di questo tipo.
Io ho finito, ma sono sicuro che avete già una domanda per me. Come faccio a studiare in Italia se sono straniero? A questa domanda non posso rispondere in maniera chiara e sicura. Se volete studiare in Italia, vi consiglio di scegliere la città che preferite e di contattare la segreteria studenti dell'università dove volete studiare, d'accordo? Ad ogni modo, ho trovato un link in francese molto utile per voi che potete trovare nell'info box sotto il video. Penso che sia fatto bene, ma hanno dimenticato una cosa. Per i documenti che inviate all'università italiana dovete anche fornire una traduzione legalizzata in italiano. Cosa significa legalizzata? Legalizzata significa che le traduzioni devono essere fatte da traduttori giurati, traduttori giurati, che lavorano per i tribunali italiani o che sono riconosciuti come professionisti dai tribunali italiani. Vi do un ultimo consiglio. Se volete studiare in Italia, il vostro livello di italiano deve essere veramente eccellente. Studiare in una lingua straniera è difficilissimo. Bene, adesso ho finito veramente. Se avete delle domande, inviate una mail o lasciate un commento qui sotto, d'accordo? Ci vediamo la prossima volta. Ciao!